è stata un'analisi come dire eloquente rispetto a quella che è la situazione attualmente in Poste Italiane, e io ovviamente concordo su quasi su tutti i punti, anche su quello che poi ha aggiunto Enzo nella sua successivamente. Chiaramente ne viene fuori un'analisi impietosa di questa azienda di Poste Italiane, che ovviamente non potrebbe che essere così, in quanto quello che noi viviamo giornalmente, che abbiamo vissuto in questi 4 anni, prendendo in esame quello che è il periodo temporale che è come dire, che è precedente rispetto al congresso precedente, i 4 anni che ci hanno preceduto, e chiaramente abbiamo vissuto un po' tutti sulla nostra pelle tutta una serie di problematiche abbastanza importanti. Io, guardate, l'ho proprio 4 anni che in linea di massima penso che la maggior parte rientrano in quello che è la gestione dell'attuale amministratore delegato, perché mi pare che sia in carica da 3 anni. Questo amministratore delegato che ha dato sicuramente un'impronta ben precisa a questa azienda, sotto tutti gli aspetti, non solo sotto l'aspetto, diciamo, puramente di quella che è l'attività operativa, ma anche quello che sono è il clima in azienda, soprattutto sotto questo profilo. Io mi pare di vederlo ultimamente molto spesso, l'ho visto molto spesso in TV o sui giornali, dove si decanta o si cerca di far apparire un'azienda che è come dire ultra tecnologica, dove non lo so, si illustrano prodotti, servizi che sono miracolosi, o si parla di bilanci da Eldorado, ovviamente cercando di dare soprattutto quello che è l'idea di un'azienda come dire proiettata nel futuro, di un'azienda funzionale, di un'azienda che dove non esistono problematiche. Ovviamente la realtà, sappiamo bene, lo diceva bene Salvatore nella sua relazione, la realtà mi sembra che sia ben diversa. Questo non vuol dire che noi siamo estremamente come dire, negativi o comunque estremamente pessimisti a tal punto da pensare che questa sia un'azienda come dire, da rottamare. Anzi, riteniamo che questa sia un'azienda ricca di risorse, che abbia delle potenzialità incredibili da esprimere ancora in gran parte, ma pensiamo soprattutto che sia un'azienda che è stata nel tempo snaturata rispetto a quella che è la sua vocazione. Un'azienda nata da una vocazione soprattutto legata alla cultura, al territorio, alla cultura popolare, al servizio della cittadinanza, sia per quanto riguarda quello che è l'aspetto diciamo dei servizi postali puri, ma anche e soprattutto per quello che riguarda il risparmio a cui insomma nel tempo siamo stati abituati, no, a vedere Poste Italiane come il punto di riferimento, anche per la sua capillarità. Ora si sta cercando di snaturare questa sua vocazione, soprattutto proiettandosi verso quelli che sono i profitti più facili, quello nel mondo finanziario, nel mondo assicurativo e nel mondo della finanza. E questo chiaramente ci penalizza. E ciò comporta che ovviamente per quanto riguarda i due settori, che sono i settori dove principalmente si trovano collocati la maggior parte delle persone, del personale di Poste Italiane, là si vivacchia e si sopravvive, e quindi tutti i giorni come vediamo. Per quanto riguarda, per esempio, io non mi dilungo, non entro nei particolari perché l'ha fatto bene Salvatore, probabilmente lo farà ancora meglio qualcun altro, lo ha sottolineato prima proprio la presenza qua del segretario nazionale Marinaccio, con la sua esperienza anche in una regione così importante come la Lombardia, ovviamente ci porterà una grande testimonianza, una testimonianza importante. Però io una riflessione la farei, per esempio, sul mercato privati. Per esempio, soprattutto io ritengo che probabilmente uno dei problemi principali del mercato privato in questo momento è proprio quello che è stato già indicato, cioè la presenza di tantissimi part-time. Questa è stata una scelta nel tempo,
giusto o sbagliato non lo so, però in questo momento si sta rivelando uno dei problemi più grossi. Problemi sia per i ragazzi che in questo momento vivono questa condizione di questa condizione di disagio, direi, perché oggi vivere come part-time uno stipendio ridotto sicuramente crea tante difficoltà, sicuramente non dà la possibilità a chi non l'ha già fatto di crearsi una famiglia, sicuramente chi l'ha già fatto vive sicuramente momenti difficili, ma la cosa peggiore ritengo che sia che li pone in una condizione di soggezione, di sottomissione rispetto all'azienda, perché hanno bisogno in tanti casi di fare anche dello straordinario per poter sopravvivere. Sono vessati, sono il più delle volte tenuti in una condizione appunto di sfruttamento, e tutto ciò anche perché poi sappiamo benissimo che la discrezionalità dell'azienda in questo momento è elevatissima, e tutto ciò fa sì che gli organici non vengano coperti, perché in questo modo molto economico, perché poi lo straordinario per l'azienda è uno strumento estremamente economico, si riescano a coprire turni dopo turni eccetera eccetera senza dare corso eventualmente a nuove assunzioni, e direi anche creando anche difficoltà per quanto riguarda la mobilità. Per non parlare, faccio solo un altro passaggio pure veloce, ma credo che questo possa riguardare tante persone in sala, per quanto riguarda ovviamente quello che una volta si chiamava la pressione commerciale. La pressione commerciale una volta era, credo, un gioco rispetto a quello che oggi io penso che sicuramente si potrebbe chiamare lo stalking commerciale. Oggi non c'è più la pressione, oggi lo stalking avviene veramente nel vero senso della parola, con telefonicamente, durante il corso delle ore di servizio, ma anche fuori orario di servizio. Poi non è più possibile immaginare che chi opera nel commerciale è sottoposto a una pressione da paura, cioè fin dalla mattina, fin quando uno arriva, che cosa pensi di produrre, cosa hai prodotto, cosa produrrai, cosa farai domani, cosa hai fatto e cosa non hai fatto. E oggi, guardate, l'azienda ha tutti gli strumenti per mettere a vero disagio con la gente. Lo può fare perché lo ha dimostrato, lo abbiamo visto con i job posting che si sono realizzati su Catanzaro, io penso anche su altri territori. È uno strumento di minaccia, di ricatto, il fatto di dire: io conosco tante gente, guardate, lo sapete benissimo anche voi, che pur di non chiudere una giornata senza produzione si fa la polizza personale, lo fa la sorella, non è più possibile che si possa più lavorare in questa azienda come si faceva una volta, quando si vendevano le enciclopedie, che alla fine si vendevano le enciclopedie a tutti i parenti pur di portare a casa qualcosa. E quindi questa è una situazione che bisogna mettere assolutamente fine. Per quanto riguarda poi PCL o servizi postali, come dir si voglia, io credo che con una sola parola possiamo sintetizzare tutto: fallimento di quello che è la riorganizzazione del recapito. Il recapito a giorno alterno, che è stato ovviamente, certo, non voluto dal sindacato, sappiamo bene quella che è la storia con cui ci siamo arrivati. Ovviamente il sindacato si è trovato a gestire una patata bollente, però oggi siamo davanti al fallimento per quanto riguarda i servizi postali e il recapito. Ma la cosa peggiore, penso che poi non è la prima riorganizzazione che c'è stata in questi anni, sarà la terza, la quarta, se non ricordo male, la terza, quindi probabilmente la peggiore. Ogni volta viene proposta come necessità la necessità di riorganizzare il settore, perché ci sono delle perdite che sono enormi. Quindi alla fine il problema è solo quello di tagliare, di ridurre i costi, ma non si pensa mai di investire. Guarda, ci sono una miriade di possibilità e di risorse,
e anche di nuovi mercati su cui si potrebbe lavorare, ma su cui l'azienda in questo momento non ha puntato. Stiamo parlando soprattutto, mi pare che sta caricando, abbiamo la risposta, grazie. Ci sono le imprese, attaccano uno con i fili di solito. Vabbè. Quindi dicevo, una posizione dell'azienda che è piuttosto, come dire, una posizione di retrocessione sul mercato o di difesa, insomma, del mercato, ma nel frattempo vediamo che gli altri competitori si organizzano, sono presenti sul territorio, creano dei centri, lo vediamo tutti i giorni, che creano strutture, centri per aggredire un mercato che mi riferivo prima, quando forse non si è sentito, mi riferisco all'e-commerce, a quello che potrebbe essere uno dei mercati più fiorenti, dove in questo momento Poste Italiane con le sue strutture potrebbe farla veramente da padrone. Ma purtroppo ancora qua per poter riuscire a recapitare la posta, perché poi alla fine di questo si tratta, una cosa semplicissima, recapitare la posta. Non si riesce, applicando questo progetto, non si riesce a portare la posta, lo vediamo tutti i giorni, se non utilizzando i CTD, che è l'unico modo per dare supporto alle risorse, oppure modificando quelle che sono le regole stabilite, perché sappiamo benissimo che nei centri non si applica così come previsto il progetto, perché funzioni il progetto va modificato sul territorio, e questo è un problema che poi alla fine ci porta a capire che effettivamente il progetto non funziona. E quando un progetto di questa portata non consente all'organizzazione sindacale, che alle organizzazioni sindacali che lo hanno anche in qualche modo trattato, di poter intervenire e modificarlo in corso d'opera, perché ci si verificano, perché si sono constatati una serie di problemi, e allora ritengo che forse, insomma, gli accordi che noi andiamo a fare non hanno senso se poi alla fine servono solo come capestro per la parte sindacale o la parte comunque dei lavoratori. E a me l'altra cosa che voglio dire, che mi dispiace, grazie, è che molte volte tutte queste cose si realizzano purtroppo, perché poi l'azienda non è lo Spirito Santo, ci sarà qualcuno che quando accadono queste cose dovrà dar voce a tutte queste situazioni, cioè l'azienda a volte si viene rappresentata dai nostri colleghi, che sono i semplici capi squadra, il capo turno, il direttore dell'ufficio, e purtroppo tante volte anche queste figure, che sono spesso anche dei nostri associati, sono a loro volta costretti a fare la parte, una volta la parte della vittima, una volta la parte del carnefice. Quindi ci troviamo in questa doppia, in questa doppia veste. Ovviamente dicevamo prima che siamo alla chiusura del contratto, quasi, solo su una cosa mi voglio focalizzare, perché quello era un passaggio così. Io dico che tutte queste cose che accadono in azienda, ci fanno capire come tutti i giorni siamo davanti a una recessione rispetto ai diritti, ai nostri diritti. Guardate, se si fanno ci vogliono mesi e mesi per andare a discutere un contratto, singoli articoli, comma, eccetera, eccetera, per cercare di mantenere i diritti che noi abbiamo, e non è un momento così semplice per poterlo fare, a volte noi da soli riusciamo a eliminarci da soli una bella fetta di diritti, perché faccio un esempio dove l'orario di lavoro ormai non esiste, in tanti centri non esiste, l'orario di lavoro è stato concordato, voglio dire, è discusso in 36 ore settimanali,
Se noi andiamo a vedere questi centri di recapito, ma non solo di recapito, spesso anche di altri centri, in tanti uffici di recapitura, orario ormai è molto, è un optional, voglio dire, può arrivare di 40, 42, 45. Lo straordinario di sabato ormai è una regola. E tutte queste cose, se noi lasciamo, facciamo sì che queste cose vadano avanti in maniera così, senza nessuna regola, stiamo facendo in modo tale da, come dire, da rinunciare noi stessi a tutti quei diritti che noi fino a oggi abbiamo acquisito. Ma io mi rendo conto anche delle difficoltà, perché non è così semplice. Cioè, questo non è un richiamo ai colleghi, che perché io so benissimo che non è facile dire no a un'azienda con questa, in questo momento, con questo clima che vige in azienda. L'azienda in questo momento ha le mani libere su tante cose, e c'è una paura, la paura veramente di dire no. Io non so quante persone hanno il coraggio di pretendere, quando vanno a fare un corso, anche se poi sulla richiesta c'è scritto e la signoria vostra è invitata, quante persone hanno il coraggio di dire no, non ci vengo, perché questo invito io non lo accetto se non mi paghi lo straordinario? Perché hanno i mezzi per fare male, hanno i mezzi oggi per fare male veramente. Lo fanno attraverso appunto i job posting, lo fanno attraverso tante altre sottigliezze, lo hanno fatto addirittura rispetto alle persone che hanno aderito allo sciopero del 4 novembre, no, tagliandoli fuori anche dai premi meritocratici. Tutti quelli che hanno preso, Calabria sicuramente, non so se tutta Italia è così, tutti quelli che hanno avuto il premio meritocratico rientrano in quelli che non hanno fatto lo sciopero, e chi ha fatto lo sciopero è rimasto, pur avendo anche tutte le caratteristiche per reputare. Questa è una cosa gravissima in questo momento, questa azienda che comunque allontana la gente anche dal sindacato, allontana anche la gente dal sindacato, perché pensa che tanto il sindacato, cioè stare vicino al sindacato, che senso ha? Io posso anche risolvermi la mia situazione personale dialogando con l'azienda. Per cui io cerco anche di, voglio dire, non prendo più tempo. L'altra cosa, l'unica, così concludo con questo, voglio dire, comunque sia il sindacato ritengo che sia l'unico strumento, con tutti gli errori che possiamo fare, che si fanno, che sono stati fatti, l'unico strumento che in questo momento, nonostante tutto, nonostante può rappresentare un momento anche, cioè una figura che l'azienda in questo momento non perde chiaramente di buon occhio, noi nel sindacato, né tantomeno chi sta vicino al sindacato, però non credo che ci sia alternativa al sindacato per poter riuscire a contrattare tutto quello che è di natura sindacale, non c'è alternativa, per cui è necessario che forse tutti quanti riguardiamo un po' il sindacato con l'occhio, con il giusto occhio, e soprattutto che si porti a termine quello che si sta già facendo, quello che abbiamo fatto oggi Enzo, quello che si sta facendo in diversi territori, che si cerca di avvicinare sempre di più, di far avvicinare sempre di più le nuove leve al sindacato, i ragazzi al sindacato, perché in azienda adesso ci sono tanti tanti giovani che devono considerare il sindacato come un strumento per essere, come dire, parte attiva, per essere interpreti del loro futuro. Quindi io approfitto proprio di questo momento in cui ho il microfono, posso un attimino parlare con tutti, anche se l'ho fatto con tante persone direttamente, a invitare i ragazzi, i giovani ad avvicinarsi al sindacato, a partecipare, a fare veramente vita attiva al sindacato, e a fare tanti auguri a quelli che sono già stati inseriti negli organismi, che sono stati già oggi e in quei giorni anche nelle altre strutture sono state elette. Per cui faccio un in bocca al lupo a tutti quanti noi, un saluto, un ringraziamento a voi per l'attenzione, un in bocca al lupo soprattutto a quelli che fin da oggi si avvicineranno per la prima volta all'organizzazione sindacale. Grazie.